Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo alla quarta puntata sul software Orix Maps. Vedremo molto velocemente e brevemente come inserire all'interno del programma i file di altimetria, utili per conoscere l'altezza di punti qualsiasi in giro per la mappa. Col GPS abbiamo l'altimetria del punto in cui ci troviamo, ma se noi vogliamo conoscere l'altezza di un punto qualsiasi sulla cartina, abbiamo solo due strade. O andiamo a confrontare con le curve di livello il punto e avremo un valore approssimativo dell'altezza, oppure mettiamo i file di altimetria sul programma e spostando il cursore avremo immediatamente il valore altimetrico. Per fare questo dovremo scaricare dei file dal computer e successivamente inserirli nel programma. Vediamo questa prima parte. Il sito su cui andare è questo qua, ve lo lascio in descrizione, viewfinderpanoramas.org. Si presenta in questo modo. La sezione che ci interessa sarà questa, DEM, Digital Elevation Models. Andiamo direttamente su Global per avere questa bella cartina. Ovunque siate nel mondo ci sono dei file DEM da scaricare, sono dei file che hanno estensione .hgt, e sarà sufficiente andare a cliccare sul quadratino corrispondente alla porzione di cartina che ci interessa per scaricare un file zippato. Salva. Contenente i file altimetrici. Il file zippato lo troviamo su download. Download L32 nel caso nostro, insomma, io ho scaricato quella porzione. Ecco, questi sono i file HGT della zona che mi interessa. Questi file, come dicevo, li dovete mettere sul telefono in una cartella ben precisa. Allora ci sono diversi metodi: o lo fate via Bluetooth, o collegate lo smartphone al computer. A quel punto lo smartphone sarà letto dal computer come un hard disk esterno e mettete i file direttamente dentro, oppure utilizzate dei cloud come Drive o Dropbox, o ce ne sono tanti, Mega, insomma. Bene, ora che abbiamo i file andiamo a vedere dove vanno messi sul telefono. Quindi ora io come software per esplorare i file, le cartelle all'interno del telefono utilizzo Xplore, mi trovo molto bene, è un programmino gratuito, questo qua, lo trovate sul Play Store, se volete vi lascio il link in descrizione dove potete scaricarlo e quindi vi farò vedere con questo. Allora, all'interno delle varie cartelle del telefono, su archivio interno, no? Individuate la cartella Orix Maps. Aprendola, ci saranno diverse cartelle, sottocartelle, tra cui una che si chiama DEM. Nel caso in cui la cartella DEM non sia presente, dovete andare a creare una cartella DEM e a inserire quei file che abbiamo scaricato prima. Come vedete, eccoli qua. Tutti quelli che abbiamo scaricato prima voi li andate a inserire nella cartella DEM. A questo punto il grosso del lavoro è fatto. Ora vediamo come visualizzare questa informazione su Orix Maps. Quindi apriamo Orix. Come si fa ad avere un'interfaccia di questo tipo? Allora, si va su le trendinette in alto a sinistra, ingranaggino, interfaccia utente, dashboard, controlli dashboard. Ecco, qua potete andare a scegliere quali informazioni visualizzare. Io ho scelto coordinate, altitudine GPS, e sarà una linguetta che si aggiunge solo quando il GPS è attivo, e poi altitudine DEM, dato che mi piace avere lo schermo più pulito possibile, io non ho aggiunto altre informazioni, ma come potete vedere ci sono una svariata miriade di altre
cose che potete aggiungere, insomma, decidete un po' voi. Per la dimensione del mio schermo e per come la vedo io, non servono altre cose, però questa è una cosa molto soggettiva e relativa. Bene, ragazzi, quindi, come vedete, il tutorial è stato molto semplice, molto rapido. In questo modo il numerino, come vedete, cambia. Voi avete in qualsiasi punto della cartina l'altimetria. Bella, comoda, senza andare a impazzire andando a vedere, ah, qua è 1000 metri, quindi questo. Per oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate dei commenti se avete dubbi o domande, iscrivetevi al canale e se vi siete persi le altre puntate su Orcs Maps, le trovate andando sulla pagina principale del mio canale. Lì ci sono tutte, insieme anche ad altri video, recensioni, giri in montagna, insomma, è una pagina che appena ho un po' di tempo aggiorno. Se volete, passate anche a trovarmi sul canale Facebook e sul mio blog, dove carico sempre molte foto dei miei giri, dei miei viaggi. E trovate anche una cosa molto interessante che ho aggiunto non da molto, una cartina con le escursioni. Pian pianino la sto integrando con i nuovi percorsi che faccio e ci sono dei suggerimenti utili per chi abita nella mia zona su dove andare a passare un bel weekend in montagna. Alla prossima, un saluto.